Il Vallo di Diano e le sue risorse. E questo è il tema del sondaggio che la nostra emittente vi propone per questa settimana sul sito www.italia2tv.it. Il Vallo di Diano negli ultimi anni è considerato dall'esterno sempre più un territorio di conquista, ma giorno dopo giorno viene depauperato di strumenti di crescita culturale, economica e sociale. Il nostro Vallo di Diano ha visto negli ultimi anni depotenziare servizi essenziali, dalla sanità ai trasporti alla giustizia, fino alle più semplici forme di politica sociale. Ma davvero ormai tutto è perduto? Sono diverse le risposte a questo interrogativo se si guarda alla società del Vallo di Diano. C'è chi ormai vive nel profondo torpore della rassegnazione, chi invece non molla e continua a difendere le grandi potenzialità di un territorio da troppi sottovalutato, e chi invece mantiene un atteggiamento diplomatico che cambia a seconda di come cambia il vento. Per questo, convinti che il Vallo di Diano possa continuare a dire la sua in regione Campania, ma anche a livello nazionale ed internazionale, vi proponiamo di rispondere al seguente quesito. Il Vallo di Diano e le sue risorse, su cosa investire? Le risposte che vi proponiamo, vista l'ampiezza dell'argomento, questa settimana salgono a 5. Agricoltura, turismo, petrolio, artigianato e start-up. Nella sezione commenti potrete motivare con più spazio la vostra scelta. Il confronto e la partecipazione sono una delle migliori forme di protezione del proprio territorio, per cui votate sul sito di Italia 2 TV www.italia2tv.it.